Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò come ho realizzato questa card. Per fare la base della card ho utilizzato un cartoncino craft. Poi ho preso questo foglio della Studio Calico a macchie colorate piccine e ne ho tagliato una listella giusto da poter fustellare un po' di foglie. Queste sono le foglioline autunnali di T-Malls. Nonostante le fustelle siano abbastanza elaborate, non è assolutamente difficile estrarre il cartoncino dalla fustella. Per questa card ho scelto, quasi come sempre, le misure americane, ovvero la card chiusa misura 5 pollici e mezzo per 4 pollici e un quarto. Vado a ritagliare adesso da questo foglio di una collezione della Bobanni, Take a Hike, il quadro che sarà la fantasia di sfondo della card e con un distress marrone, in questo caso il Gathered Twig, vado a ritagliare appunto un rettangolo che sarà leggermente più piccolo della card, ovvero 5 pollici e un quarto per 4 pollici. Con i Distress Rusty Hinge e i Blending Tool vado a colorare tutte le foglioline che ho fustellato in precedenza. Cerco di stare leggera con il colore nella parte interna e caricare un po' di più sui bordi, ma non ovunque. Poi rinforzo con il Distress Marrone che ho utilizzato prima. Gathered Twigs è un marrone che non avevo mai considerato se non negli ultimi mesi e devo dire che mi piace molto perché è veramente un marrone molto caldo. Ora col Peacock Feather vado a fare dei puntini verdi azzurri tipo verde rame sulle mie foglie. Poi con il restante inchiostro che mi è rimasto e le dita vado a sporcare o ombreggiare bene parte di queste foglie, sempre per dare un riflesso verde rame. Ora che il piano di lavoro è di nuovo pulito posso procedere e vado a tagliare l'ennesimo rettangolo, sempre più piccolo rispetto ai precedenti. Questa volta sto tagliando un rettangolo 5 pollici per 3 3/4. Poi da questo rettangolo ricavo una cornice. Mi interessa una cornice che abbia uno spessore di 1/4 pollice. Ed ecco il risultato. Per l'interno della card utilizzerò questa carta rigata e vado a tagliarne diversi rettangolini. Non so ancora come li utilizzerò poi, ma spesse volte, prima di sapere cosa andrò a fare, vado a ritagliare delle piccole forme per poi fare delle prove, finché non decido. Intanto vado a distressare i bordi di tutto quello che ho ritagliato finora. Dopo aver distressato tutti i bordi, vado ad incollare con lo scotch biadesivo la cornice marrone al rettangolo rosso. Sto attenta ad incollarlo in modo corretto e simmetrico. Ho aperto un lato perché mi è molto meno difficoltoso incollarlo con un lato aperto. Ora utilizzerò il punteruolo con il righello di T-Malls.
Questo righello è il mio amico speciale, in quanto da una parte ha tutta una serie di buchetti a un ottavo di pollice l'uno dall'altro, che si usano per andare appunto col punteruolo a creare una trama dritta per poi fare le cuciture. Una volta fatti i buchetti su tutti i lati, poi andrò con un ago da punto croce, quelli spuntati, a passare un filo color turchese attraverso tutti questi buchetti. Sicuramente facendolo a mano andrei a rovinare la carta e non sarebbe sicuramente una cucitura dritta. È un lavoro un po' certosino, ma il risultato è bello. Una volta finito di cucire, con i distress, rusty hinge e il foglio di acetato come prima, vado a fare delle macchie sui cartoncini a strisce diagonali che andrò ad asciugare con il little tool per velocizzare un po' e a tamponare con un asciugamano per togliere l'eccesso di inchiostro. Poi con il Distress Peacock Feather vado a rinforzare un po' il colore sul bordo e alla fine passo anche un po' del marrone. Ho fatto tre rettangolini di grandezza variabile che andrò adesso ad incollare uno sull'altro utilizzando anche degli spessori di cartoncino. Vado a decidere dove posizionare le foglie che ho preparato prima. Vado a togliere uno spessore perché mi sembrava effettivamente troppo tridimensionale per una card e realizzo la parte centrale in cui ci sarà il sentiment, andando a sfruttare un po' di cartoncino craft che mi era rimasto all'inizio e il cartoncino più piccolo a strisce su cui vado ad incollare la scritta che altro non è che un clear sticker della Simple Story. Ritaglio della misura giusta dello sticker e poi vado ad incollare tutto. Questa volta senza utilizzare lo spessorato. Ricomincio a scegliere la posizione delle foglie. Prima quelle grandi sull'angolo superiore a destra e poi le piccine sull'angolo inferiore a sinistra. Una volta decisa la posizione andrò ad incollarle e vedrete che troverò anche il modo di dare un po' più di contrasto ad una foglia rispetto all'altra. Come vedete non vado a incollare completamente la superficie della foglia perché voglio un po' arricciarle e anche allo stesso tempo, come vedete aiutandomi con un pezzettino di cartoncino, vado a distressare intensamente con il distress marrone un bordo della foglia. In questo modo ho dato contrasto e tridimensionalità alla composizione.
vado ad incollare tutto il rettangolo di base alla card. Non manca altro che fissare meglio le foglie e andare a cercare qualche punto luce per la card. A questo scopo le Dew Drops di Robin Nest sono sempre l'ideale. E così ho dato un punto luce agli angoli scoperti del sentiment. E la card è pronta! Vi ringrazio per aver guardato questo video. Se avete domande, fatele pure nei commenti e vi aspetto per il prossimo.